Salve e benvenuti al nostro penultimo appuntamento dello speciale 4 luglio. Oggi vi vogliamo parlare di una vicenda importante che condusse il popolo americano alla totale indipendenza dal Regno Unito, ovvero l'attraversamento del Delaware di George Washington. Vicenda ben rappresentata in un'opera di Emmanuel Leutze del 1851. L'artista di origini tedesche cresce in America e più precisamente nella città di Filadelfia, dove inizia la sua carriera di pittore. All'età di 20 anni torna a Düsseldorf per studiare presso la bottega del pittore di storia Carl Friedrich Lessing. Rimane in Germania per circa 20 anni, compiendo anche numerosi viaggi in Italia, specie a Roma e a Venezia. Quest'opera viene dipinta proprio in Germania e ciò spiega questo stile solenne ed accademico e raffigura George Washington alla testa delle sue truppe mentre attraversa il fiume Delaware per attaccare l'esercito nemico a Trenton, nel New Jersey, la notte di Natale del 1776. Questa sarà una vittoria decisiva per l'esercito del futuro presidente e gli consentirà anche di catturare più di 1000 mercenari tedeschi al servizio di Sua Maestà Britannica. Inoltre il quadro ha anche un significato politico, infatti l'opera venne realizzata dopo la rivoluzione del 1848 in Germania e venne presa come simbolo della lotta per la libertà. In più, nello stesso periodo, Karl Marx inizia a collaborare con il New York Daily Tribune a Londra. Il dipinto ha grandezze colossali da quadro di storia e ciò, insieme alle figure ad altezze naturali e all'atmosfera drammatica, coinvolge ancora di più lo spettatore nella scena. Dal punto di vista compositivo, l'opera ricorda sia la zattera della Medusa di Géricault, sia la libertà che guida il popolo di Delacroix. Il fulcro centrale della struttura dell'opera è costituito proprio dalla bandiera dei neonati Stati Uniti, a 13 stelle. Solo che questo è un dettaglio anacronistico, infatti era nata da poco la bandiera e non era ancora stata presa come simbolo di unità nazionale come lo conosciamo oggi. Inoltre, la bandiera degli Stati Uniti fu portata in battaglia per la prima volta durante la guerra contro il Messico del 1846-1848, ma ancora non era stata adottata da tutti i reparti dell'esercito. Infine, la bandiera a stelle e strisce venne ideata solo il 14 giugno del 1777, ovvero quasi un anno dopo l'avvenimento qui raffigurato. Poco più decentrata, notiamo la figura austera di George Washington che scruta l'orizzonte, ma l'attraversamento del fiume è ostacolato da grandi blocchi di ghiaccio che di sicuro rimanderanno la memoria dello spettatore ai quadri di Caspar David Friedrich. Ma anche in questo dettaglio ci sono delle incongruenze. La prima è che l'attraversamento del fiume avvenne in piena notte e non all'alba, mentre l'altra è che il fiume è stato realizzato avendo come modello il fiume Reno. Ed ora ecco la piccola grande differenza, ovvero che il fiume Reno crea dei blocchi di ghiaccio molto simili a quelli della tela, ma non a grandi fogli come invece accade nei grandi fiumi americani. E anche per oggi è tutto, vi aspettiamo al quarto ed ultimo appuntamento con il nostro speciale 4 luglio in cui parleremo della storia della libertà. Alla prossima! We are...